Ciao ragazzi, benvenuti a Un Crimine al Giorno per il 22 aprile. Oggi parliamo di qualcosa di stratosferico perché 22 aprile in realtà è l'inizio di una battaglia relativa alla Prima Guerra Mondiale dal 22 aprile al 25 maggio 1915. Siamo nella seconda battaglia di Ypres, chiamata anche la seconda Battaglia delle Fiandre, in realtà divisa in quattro battaglie separate che vedevano ovviamente il fronte tedesco da una parte e dall'altra parte la Francia, l'Algeria, il Marocco, il Regno Unito e alcuni reparti scelti del Canada. Ma il crimine di oggi riguarda la prima volta nella storia dell'utilizzo di un gas di cloro su larghissima scala all'interno del fronte occidentale. Il gas di cloro di cui si parla è ovviamente l'iprite, un gas incredibilmente violento nella sua azione, nella capacità di creare piaghe, nella sua liposolubilità che gli permette fondamentalmente di legarsi a una marea di molecole differenti all'interno del corpo umano, a partire da quelli che sono gli occhi fino ai polmoni o anche semplicemente la pelle, e va dalle piaghe alla distruzione indiscriminata dei tessuti respiratori, alla cecità, alla creazione insomma di danni che dal minimo al massimo, con una minima esposizione di 10 minuti, possono essere praticamente la cecità, l'arresto respiratorio fino alla morte in tempi estremamente brevi. In quel giorno lì, 22 aprile del 1915, per la prima volta nella storia sul fronte occidentale, i tedeschi utilizzarono in maniera, diciamo, massiva, ecco, il gas di Iprit, rilasciandone quasi 170 tonnellate su un fronte di 6,5 km e provocarono 5.000 morti nel giro di poco più di 10 minuti, arrivando praticamente, si stima, attorno ai 10.000 morti nel corso delle ore. Tra l'altro, il gas chiamato gas mostarda o gas aglio, dal suo tipico odore, è un gas che tendenzialmente non produce dolore immediato al contatto ed è un gas estremamente denso nell'aria, per cui andava a depositarsi all'interno delle trincee, costringendo sostanzialmente il nemico a respirarlo a qualsiasi tipo di altezza. Questo costrinse la maggior parte di questo fronte a ritirarsi o a recedere anche di un paio di chilometri, ma i tedeschi stessi avevano sottostimato l'efficacia di questa nuova arma utilizzata. Pensate che ne utilizzarono qualcosa come quasi 6.000 bombole nell'arco veramente di mezz'ora, e ottenendo questa quantità di morti incredibili, e fecero sostanzialmente allontanare sia le truppe coloniali algerine della 45esima divisione, schierata all'interno delle battaglie delle Fiandre, insieme all'87esima divisione territoriale francese. Però erano talmente impreparati anche i tedeschi a un'efficacia così incredibile del gas di Prite, che era già stato preso in considerazione anche in realtà dai francesi e dagli inglesi, ma l'avevano scartato per una questione di, come dire, di difficoltà di produzione in massa. Fu talmente tanto efficace che i tedeschi non ebbero la quantità di divisionale, la quantità di persone pronte a occupare un fronte così ampio, allargato da questo tipo di utilizzo del gas. Tant'è vero che la divisione canadese presente in posizione riuscì nell'arco dei 4 giorni successivi, dei principali 4 giorni di quella che viene considerata la terza battaglia delle Fiandre, andare a ricoprire il fronte e spostarsi, a causa del favore di vento che avevano i tedeschi, ancora più vicini alle postazioni tedesche, e andando sostanzialmente a coprire il fronte che era stato, fra virgolette, magicamente e tragicamente aperto da questo gas mostarda che aveva provocato, insomma, una quantità di morti incredibile. Questa divisione canadese diventò famosa all'onore delle cronache perché, nonostante
aver subito 1.500 morti nella rioccupazione dei territori fu sostanzialmente una divisione gloriosa che per la prima volta utilizzò delle maschere antigas improvvisate con uno dei sistemi più semplici ed efficaci che potevano avere effettivamente a disposizione, che era quello di andare a utilizzare dei fazzoletti bagnati di urina, poiché l'ammoniaca nell'urina poteva contrastare l'effetto del cloro e in particolare dell'iprite, che insomma è un gas di cloro, e riuscirono ad andare a recuperare le posizioni. Questo fondamentalmente fu insomma, è un crimine al giorno, nel senso che, per quanto mi riguarda, ovviamente la guerra chimica, la guerra è sempre guerra, ma la guerra chimica in questo tipo di dimensioni è qualcosa veramente di terrificante, e non sarà certamente che la prima volta in cui ci sia un utilizzo così massivo, ecco, di un agente urticante, piagante e infine assassino all'interno dei campi e delle trincee di guerra. Pensate che nemmeno le piaghe provocate dall'iprite non sono curabili neanche all'interno di camere iperbariche o camere stagne, per evitare quella che è la seconda, diciamo, frazione della violenza del gas di iprite, che sono praticamente l'apertura a tutte le massicce infezioni che il corpo può subire qualora non sia già morto, non sia diventato cieco a causa del contatto con questo tipo di agente di guerra chimica. 22 aprile 1915, l'inizio della terza battaglia, della seconda battaglia delle Fiandre, e l'inizio di una nuova stagione della guerra nella storia dell'uomo, una stagione veramente, veramente terrificante. Questo è il crimine di oggi, per un crimine al giorno alla Botteguccia dei Sigilli. Probabilmente la nuova puntata, volevo dirvi, di Cinepatia con Alessandro Ponziani, per una semplice divisione di tempo che abbiamo con Alessandro, scarterà alla prossima settimana. Ovviamente noi andremo in premiere giovedì con la nuova puntata della Botteguccia dei Sigilli, una puntata curata dal Pellegrino Macabro, ovviamente in mia compagnia, per poi lanciarci, ecco, in una nuova esperienza che stiamo studiando, un nuovo format che comprenda tutto il crimine, tutto l'esoterismo, tutte le curiosità, ma anche qualcosina in più, ecco, come rinnovamento globale, sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista dei contenuti del canale. Io vi ringrazio, come sempre, anche oggi, e ci vediamo domani con un altro crimine. Per un crimine al giorno alla Botteguccia dei Sigilli. Ciao ciao.